Dunque, vorremmo oggi fare una chiacchierata e conoscerti un pochino più da vicino. Ti va di raccontarci un po' sulle tue origini, sul tuo percorso di vita e anche come sei arrivato a Fano? Io mi chiamo Fatian Sanzi, di origine nubiana, e la Nubia è una regione nel sud di Egitto. Ha una parte in Egitto e una parte in Sudan, in Africa, però la zona si chiama così, Nubia. E sono in Italia dal 1980, più o meno siamo quanti anni? Sono più o meno 35 anni circa. E sono venuto qui con la borsa di studio dell'Istituto Italiano di Cultura. Nel 79 ho avuto la borsa di studio per venire a studiare qui. E ho dovuto scegliere tra tre città di allora, Firenze, Napoli e Venezia. Io ho puntato per Napoli perché l'arte contemporanea era quella che mi interessava quel periodo. In Napoli quel periodo rappresentava l'arte contemporanea italiana abbastanza bene. Allora sono andato a Napoli, ho studiato all'Accademia lì. Fino all'84 ho finito lo studio. Dopo, nello stesso periodo, avevo fatto anche teatro, avevo fatto scenografia, ho lavorato con Falso Movimento, con Mario Martoni, ho lavorato in televisione alla Rai di Napoli. Ho fatto molte cose per il teatro come scenografia, così. E poi ho avuto poi una fortuna, perché c'era quel periodo un professore, si chiama Filiberto Menna, che era un critico storico dell'arte italiana, che era esperto di arte visiva, soprattutto della scrittura, e aveva visto il mio lavoro nell'82 e mi ha detto che lui era molto interessato a farmi entrare in questa mostra che si chiamava Città senza confine. E poi l'hanno organizzata nell'84 con Gabriele Perretta, ed è lì iniziata la mia carriera come pittore. Io già dipingevo allora, però siccome non c'era posto in pittura sono andato in scenografia, ho studiato scenografia, però il professore di pittura Enrico Bulli allora mi diceva: dai, vieni, ti do una parete, lavori qui. Allora io ho messo la tela sul parete, ho cominciato a fare il mio primo lavoro di scrittura, e quando poi sono venuti vari critici italiani per organizzare questa mostra, hanno visto il pezzo, hanno detto: questo artista ci interessa, e ho fatto la mostra. E da lì è nata tutto un ciclo di cose, interessi. Ho cominciato a fare la nuovissima generazione dell'arte italiana, avevo 25 anni. Poi ho fatto una nuova tendenza in Italia nell'86. Tutta mostra erano troppo, forse più grandi, cioè erano terza, quarta mostra che ho fatto già subito nel giro. Quello che conta a livello nazionale era per me molto importante. Secondo me sono stato anche un po' fortunato, forse per le tipologie del lavoro. Non lo so, io avevo intuito, perché ho detto: allora sai, quando uno come me che viene dall'Egitto per la prima volta, giovanissimo, a 20, 21 anni così, dico: ma cosa devo dipingere? Qui sono tutti artisti, paese dell'arte, tutti fanno pittura classica, questa cosa qui. E invece io passeggiavo, ero un po' in difficoltà a trovare una... Mi è venuta questa intuizione, siccome nel nostro paese, nella Nubia, non si scrive, si parla soltanto, e si tramanda per voce orale. Ah, io ho pensato a fare il paradosso al contrario, di fare una scrittura fitta sulle cose che non si possono dire. Allora ho cominciato a lavorare su questa idea qui, mi è andata bene. Vado sempre per le mostre. O vado a vedere la mostra di un collega, o vado a vedere una grande mostra importante, o faccio fare la mostra mia, in cui io ci sono, per cui io viaggio di continuazione. Ho tutti i mesi qualcosa, sempre. E questo mese? Questo mese un leggero riposo, perché ho finito questa mostra mia al museo di Massachusetts negli Stati Uniti. In questa mostra ci ho lavorato per un anno e mezzo, assieme alla curatrice Maurita Pulla, abbiamo lavorato molto, e adesso siamo un po' in tutti i contatti, perché i lavori si devono spostare, perché l'anno scorso ho fatto la mostra al museo Baku di Qatar, a Doha. E da lì sono andati a Edimburgo, poi sono andati a Massachusetts. Adesso devo raccogliere tutti i lavori perché devono andare. Avremo una cosa a Edimburgo da fare, una mostra importante. Allora sai, su tutti questi spostamenti, scrivere, rispondere, quando finisco tutte queste cose, e frattempo io dipingo sempre, tutti i giorni. A volte pure anche sono pigro, magari faccio un'altra cosa, leggo, non so, gioco con mio figlio. Chi non può andare a Edimburgo, dove ti può incontrare?
qui nelle zone. No, ma qui la verità io da 5-6 anni che non faccio più mostre in Italia. Non perché, sai, è venuta fuori la crisi, la situazione economica è un po' difficile e non c'è a livello nazionale molto movimento, molte gallerie hanno chiuso e per cui c'è molto un movimento molto scarso e adesso siamo un po' in difficoltà così. E io da 6-7 anni ho già entrato in questa galleria di Londra, con Rosisa Brugget di Londra, lavoro con lei per il Medio Oriente, lei è esperta del Medio Oriente, per cui io lavoro molto in contatto con lei, con gli Stati Uniti, cerco di fare la cosa un po' più fuori dall'Italia, perché adesso onestamente trovi più riscontro. Non solo io, ma anche tutti, ci sono molti amici, artisti, cercano di fare le cose un po' fuori. Speriamo che la crisi passa. Ci sono degli appuntamenti che ci vuoi? Sì, io adesso faremo questa grande mostra con la mia galleria di Londra, con Rosisa, facciamo una grossa cosa sulla scrittura, che sarà edito da una casa editrice di Milano, Scrivere, è una mostra che girerà a tutta l'Europa, a tutti i musei più importanti, stiamo lavorando su questo. Poi avremo un'altra cosa che faremo a Beirut, a Buenos Aires e anche a Rio de Janeiro. È un'altra mostra che è già in movimento, però sai, queste cose sono tutte cose sono già accordate, però prima che succedano uno non sono già stabilite che si fanno, però sì. Si devono muoversi. Poi avrò una cosa al macro, sulla storia dell'arte italiana al macro, a Roma, e mi hanno invitato, farà 3 mesi c'è, e poi una cosa con l'Exibo, un filmato che si farà a Venezia durante la Biennale, ma c'è sempre qualcosa, c'è sempre nei programmi, o mostra collettiva o con altri, o una cosa scritta o... Esatto, infatti so della presentazione del libro. Sì, è uscito adesso questo libro mio, si chiama Un africano caduto dal cielo, con la casa editrice di Felice di Teramo. Anche lui ha creduto sulla mia storia, allora io ho dovuto fare degli appunti, una specie di aforismi sul pensiero della mia vita che ho vissuto in Italia come artista straniero. Abbiamo raccolto tutti i miei scritti in 30 anni circa. Abbiamo fatto questa sintesi di lavoro e abbiamo tirato su questo libro, e che io ho parlato a Fano, alla Fondazione di Fano, alla Carifano Fondazione. E lì c'è il presidente Tombari, c'è il professor Berardi, presenteranno il mio libro il 15 maggio e viene presentato da Katia Migliori, la mia carissima amica, da una vita che ci conosciamo, anche lei abitava a Pesaro prima, poi siamo venuti tutti e due a Fano e lei insegna sinologia all'Università di Urbino, lei lo presenterà il libro il 15 e si fanno tante cose, speriamo di migliorare sempre. Certo, bene, ok, grazie per la chiacchierata. Grazie a voi.